Cariati ci sarà una grande manifestazione popolare e insieme istituzionale. Le comunità di questo vasto territorio, che va da Torre Melissa fino a Crosia per quanto riguarda il Basso Ionio Cosentino e l'Alto Crotonese, ma che presenta un problema simile a quello dell'Alto Ionio Cosentino con l'ospedale di Trebisacce, tutto questo vasto territorio manifesta la propria contrarietà a un piano di rientro che prevede lo smantellamento della rete ospedaliera. Ormai anche a livello tecnico è riconosciuto come questi due presidi comunque sono indispensabili per i propri territori di riferimento, e sto parlando naturalmente dell'ospedale di Cariati e dell'ospedale di Trebisacce. Le comunità che abitano questo territorio, e ricordo che stiamo parlando tra il territorio dell'ex ASL numero 3 e il territorio dell'Alto Crotonese, stiamo parlando di circa 230.000 abitanti ordinariamente, un numero che d'estate notoriamente, vista la vocazione turistica di questa fascia marina, viene a triplicarsi. I cittadini di questo territorio non accettano che il proprio diritto alla tutela della salute venga letteralmente calpestato. Io non voglio pensare che ci sia un pregiudizio verso questo territorio, e proprio per questo invito il presidente Scopelliti, che è anche il nostro presidente, è il presidente che anche in questo territorio, diciamo, che rappresenta anche i calabresi di questo territorio, a riflettere, a fermarsi, a confrontarsi concretamente con le problematiche, con le esigenze, con le istanze che vengono sollevate ormai da tempo e che appunto sono istanze concrete. Non può la ragione politica prevalere sui bisogni delle nostre comunità. Si tratta appunto di un diritto elementare, indispensabile, ed è chiaro che si sta andando ad un muro contro un muro, non per le nostre posizioni o per le istanze che i sindaci portano avanti e che le comunità portano avanti, perché ci sono state già grandi manifestazioni di massa, quella di questa mattina sarà un'ulteriore manifestazione, quindi è un'azione istituzionale ma anche un'azione, diciamo, di popolo. Questa voce non può rimanere inascoltata, e il problema non si può risolvere tacciando i sindaci, tacciando le comunità di arroccamento su interessi poco chiari, interessi lobbistici, interessi dranghetistici. Qui non ci sono né dranghetisti né persone che vogliono portare avanti chissà quali, o vogliono tutelare chissà quali oscuri interessi. Io credo che si tratta soltanto, anche il presidente Scopelliti credo che non ne sia convinto nonostante le sue dichiarazioni. La sanità che subisce l'infiltrazione di questi interessi, l'infiltrazione degli interessi dranghetistici, l'infiltrazione dell'andrangheta, che viene orientata addirittura dall'andrangheta, si trova altrove, e questo è notorio. Certamente anche questo territorio, come tutti i territori calabresi, presenta, no? Alcune problematiche, ma certamente non si può dire che l'andrangheta si annidi nella sibaritide, onestamente, e quindi cerchiamo di recuperare lo spazio, i margini di dialogo e di confronto, e cerchiamo di arrivare ad una soluzione condivisa. La data del 29 settembre
non è una data obbligatoria. Diamoci la possibilità di ragionare attorno a questo problema. Si tratta di riorganizzare la sanità territoriale, la sanità regionale e comunque, per quello che ci riguarda, la sanità di questo territorio, per i prossimi, almeno per i prossimi decenni. Non lo possiamo fare in questo modo, non lo possiamo fare senza passare prima da un confronto serio, no? Il confronto che si è avuto in questi giorni soltanto appunto per le pressioni popolari e per le, diciamo, per i canali istituzionali dell'ultimo momento. Siamo disponibili, noi abbiamo avanzato una proposta che è stata definita sensata, addirittura condivisibile. Allora, su questa proposta chiediamo che si entri nel merito. E il presidente Scopelliti sicuramente ha i mezzi politici, intellettuali. Voglio dire un'ultima cosa: nonostante tutto quello che è accaduto in questi giorni, ha l'onestà intellettuale per poter entrare nel merito e per trovare insieme a noi, insieme a questa gente, una soluzione che sia utile per tutti.